grandissima richiesta arrivo con un video sul gratta e vinci. Mi avete chiesto di approfondire questo argomento, in particolare il gratta e vinci chiamato numeri fortunati, ed eccomi qui per darvi tutte le informazioni dal punto di vista matematico che stavate aspettando. Siete pronti? Prima, come sempre, sigla. Ciao a tutti e bentornati a Numeri nella vita, la rubrica che parla di matematica nella vita di tutti i giorni. Oggi trattiamo un tema che mi avete chiesto di approfondire, i gratta e vinci. Ne sentiamo parlare tutti i giorni, ma quanto ne sappiamo davvero? E soprattutto, sapete quanti tipi di gratta e vinci esistono ad oggi? Io no, e quindi sono andata a cercare e devo dire che ce ne sono tantissimi, molti di più di quelli che mi aspettavo. Addirittura ho scoperto che c'è la possibilità di giocare al gratta e vinci online e al gratta e vinci cartaceo, quello che possiamo acquistare in qualsiasi autogrill, tabaccheria, ricevitoria. Esistono una vasta gamma di tipi di gratta e vinci che si distinguono per prezzo, probabilità di vincita, meccanica di gioco e vincita massima. Esiste il gratta e vinci da 50 centesimi, oppure quello da 1 euro, fino ad arrivare al gratta e vinci più costoso da 25 euro. Ci sono anche i gratta e vinci a tema. I gratta e vinci di Natale, per esempio, sono ormai una tradizione. Ogni anno, in prossimità delle festività, viene lanciato un biglietto a tema, ciascuno del suo prezzo e ciascuno con la propria vincita massima. Concentriamoci sul gratta e vinci numeri fortunati, che è questo qui. Non so voi, ma a me fa sorridere ogni volta che vedo queste scritte. Questo gioco nuoce alla salute e può causare dipendenza. Addirittura sul retro c'è scritto che il gioco d'azzardo è vietato ai minori di 18 anni e c'è un numero verde da contattare per i disturbi legati al gioco d'azzardo. È come dire, io te l'ho detto, poi fai tu quello che vuoi della tua vita. Come quando da un po' di anni a questa parte hanno deciso di mettere su tutti i pacchetti delle sigarette queste frasi minacciose del tipo il fumo nuoce gravemente alla salute, il fumo può causare il cancro, il fumo fa male a te e a chi ti sta intorno, eccetera eccetera. Come dire, io te l'ho scritto, tu sei avvisato, poi vedi tu se vuoi ancora acquistare un pacchetto di sigarette. Ma vabbè, lasciamo perdere. Come funziona questo tipo di gratta e vinci? Ovviamente le istruzioni sono molto semplici e alla portata di tutti, come giustamente questi giochi devono essere. In particolare funziona così. Bisogna grattare i numeri presenti nella sezione i numeri vincenti e poi grattare nelle giocate solo i numeri ad essi corrispondenti. Per ogni giocata, se hai grattato tutti i numeri, vinci il premio indicato. Addirittura online sul sito è possibile trovare una demo che vi spiega velocemente come funziona. Come vedete qui vanno grattati tutti i numeri presenti nella sezione numeri vincenti. E poi ci sono 5 colonne che corrispondono ognuna a una giocata. Giocata 1, 2, 3, 4, 5. Vanno grattati solo i numeri presenti in alto e poi in base alle giocate che completate vincete il premio indicato sotto. Per esempio qui ho completato la giocata 1 perché è presente il numero 30 che era presente anche sopra. Ho completato anche la giocata 2 perché era presente il 46 e il 35 nella colonna giocata 2 e quindi ho vinto 15 euro. Qui sono stata fortunata in questa demo perché ho completato tutte e 5 le giocate per un montepremi pari a 100 euro. La massima vincita in questo gratta e vinci è 200.000 euro. Ora la domanda sorge spontanea. Ha senso giocare? Ovviamente no. Io non so più come dirvelo, spero prima o poi di riuscire a convincervi. Come sempre parliamo di numeri e vediamo insieme le probabilità di vincita. Ogni biglietto nel retro ha le informazioni sui numeri di biglietti vincenti e le probabilità di vincita. Come potete vedere qui, posso vincere 5 euro. Quindi vi ricordo che in realtà state vincendo 2 euro perché il costo di biglietto è 3. Quindi potete vincere 5 euro con una probabilità pari all'8%. Invece il montepremi di 10 euro ha una probabilità del 2%. Qui vi ho indicato per semplicità tutte le probabilità fino ad arrivare a quella più interessante. Qual è la probabilità di vincere 200.000 euro?
Bisogna fare 1 diviso questo numerone qua e scoprirete che la percentuale è dello 0,00001%. Ovviamente è bassissima. Del resto cosa vi aspettavate? È chiaro che la probabilità di riprendere i 3 euro del biglietto o guadagnare 5-10 euro è più alta. E questo fa gola alle persone, motivo per cui credo continuano a comprare i grattevinci. È chiaro che le probabilità di vincita di premi massimi sono bassissime e quindi, ve lo ripeto, non conviene giocare a nessun tipo di grattevinci. Vi dirò di più, così sfatiamo un mito che esiste da sempre. Esistono dei trucchi che permettono di capire come vincere al grattevinci, ma questi non garantiscono una vincita matematica al 100%. Si può per esempio acquistare un intero pacco e non ottenere niente o quasi. Questo perché non c'è una garanzia di un recupero parziale del costo del biglietto. Quindi potete acquistare un pacco intero, per intenderci il classico pacco dei grattevinci da 300 euro, e non ottenere niente. Io lo so perché i miei amici ci hanno provato. Hanno acquistato un intero pacco e dopo aver grattato hanno cambiato letteralmente vita. Si sono trasferiti a Dubai e ora sono sempre in vacanza. Scherzo, ovviamente non hanno ottenuto nulla. Anzi, a malapena si sono ripresi i soldi del pacco, quindi non ci hanno fatto nemmeno pari. E lo so cosa vi state chiedendo, Monia, ma come fanno a essere i tuoi amici? Lo so, da buona matematica io provo sempre a rompere le scatole a tutti e a spiegare che questi giochi sono progettati, ovviamente non per far vincere noi comuni mortali. Ma a quanto pare non sono stata abbastanza persuasiva. Sono i miei amici e gli voglio bene lo stesso. Scherzi a parte, il problema del gratta e vinci è che molto spesso le persone si trovano coinvolte nel gioco d'azzardo senza rendersi conto e con conseguenze finanziarie. Questi giochi possono causare davvero dipendenza e portano le persone a perdere grandi quantità di denaro senza nemmeno che se ne accorgano. È importante capire che i grattevinci sono stati progettati per garantire un guadagno alla casa. Ve lo ripeto, è importante capire che i grattevinci sono progettati per garantire un guadagno alla casa e quindi le probabilità di vincita sono davvero molto molto basse. Purtroppo la pubblicità e i video che ci sono anche in giro non aiutano. Basta digitare grattevinci su internet e trovi titoli come compro 500 euro di grattevinci e vinco tantissimi soldi, oppure scia vincente con nuovi premi stellari, oppure ancora grattevinci miliardario, eccetera eccetera. So che il mio video è una goccia nel mare magnum di video che troverete su internet. Sarà difficile fare la differenza, ma ci proviamo. Ed è per questo che vi invito a condividere questo video con amici, familiari e colleghi. Si tratta del vostro denaro e siccome i soldi non crescono sugli alberi e ci li studiamo ogni giorno, è importante investirli e spenderli con consapevolezza. Se proprio non sapete dove spenderli, allora investiteli nella vostra formazione. Come dice Warren Buffett, investire in te stesso è il miglior investimento che farai mai, ti darà il più grande rendimento di sempre. E con questa citazione io vi saluto e vi aspetto al prossimo video.